Mancini Francesco. Presente. Pucci Francesca. Presente. Scaiera Alessandro Salvatore. Presente. Serra Francesco. Presente. Bisogna Gennaro. Assente. Ok. Allora, presenti? 13. Bene, con 13 presenti la seduta è valida, pertanto alle 16:15 di oggi 5 marzo 2021 cominciamo con la comunità d'assise consigliare. Buonasera a tutti, buonasera sindaco, colleghi consiglieri, assessori. Mi sono giunte diverse giustificazioni da parte dei colleghi consiglieri che oggi non potranno partecipare ai lavori del Consiglio Comunale, quindi riporto che i consiglieri Borracci, Gisogna, Abbate e Maniglia mi hanno appunto giustificato la loro assenza in quanto per ragioni personali non potranno essere presenti. Per ovvie ragioni anche questa danza del Consiglio Comunale la teniamo a porte chiuse con la ripresa di tutto quanto insomma avverrà nel corso della danza per dare la felicità della seduta come la legge ci impone. Cedo la parola al sindaco per individuare i saluti e ringraziamo la dottoressa Sparese che in assenza della segretaria comunale ne parte dieci e nello stesso tempo ci supporterà per gli atti di competenza dell'ufficio finanziario. Prego sindaco. Grazie presidente. Buongiorno a tutti. Nelle comunicazioni introduttive vorrei innanzitutto esprimere le mie congratulazioni al nostro concittadino Antonio Scalera, nel frattempo nominato eletto consigliere regionale nelle file della Puglia prima di tutto, no, Puglia domani, chiedo scusa, e quindi abbiamo avuto notizie degli esiti del giudizio TAR nella giornata di ieri. Le auguriamo al nostro cittadino e amico, oltre che fratello del consigliere comunale Scalera, buon lavoro e tante cose buone da svolgere per il nostro territorio in regione. Altro dato che volevo condividere con voi è il dato relativo all'ultimo report della prefettura sui contagi Covid, contiamo 67 positivi, quindi stiamo rilevando una nuova lieve impennata della curva. Il dato che più ci interessa è che va abbassandosi costantemente la fascia di età che interessa i positivi, quindi si stanno positivizzando molti o comunque tanti giovani della nostra comunità, adolescenti, ragazzi, per cui giovani studentesse, per cui rileviamo questo dato come un campanello d'allarme che potrebbe certamente essere il presupposto di nuove azioni che potranno essere intraprese nelle prossime ore, anche in considerazione di una serie di provvedimenti che vanno assumendosi nei comuni limitrofi e che inevitabilmente generano poi delle ripercussioni anche sul nostro territorio, basti pensare al tema mercato, per cui è chiaro che se i comuni limitrofi decidono, come stanno decidendo in queste ore, di chiudere i mercati, questo è un esempio, potrebbe, diciamo, a catena, no? Generare delle decisioni da assumere nel nostro comune per in qualche modo tutelare la nostra comunità cercando di contenere quanto più possibile i numeri, fermo restando il dato che i numeri restano ancora in linea con chiaramente i dati regionali e nazionali, la crescita della curva è assolutamente in linea con i dati nazionali. Volevo anche condividere con voi l'ultima notizia positiva per la nostra comunità dell'ultimo finanziamento che è stato riconosciuto dalla nostra città. Parliamo del finanziamento da 1.776.000 euro riconosciuto dal governo per interventi di ristrutturazione e di adeguamento infrastrutturale idrogeologico per il nostro territorio. Noi avevamo partecipato a questo bando proponendo la ristrutturazione della scuola Walt Disney, della scuola Don Bosco, della palestra all'interno del plesso Giovanni XXIII Ruffo, su
soccorso venne, peraltro quell'intervento rientrerebbe all'interno dell'intervento più generale dell'abbattimento e ricostruzione finanziato però da fondi MIUR, dal piano triennale dell'edilizia scolastica, e 950.000 euro da dedicare invece al rifacimento di strade, ponti e viadotti. Quindi questi progetti sono tutti finanziati, noi rientriamo nel secondo step di finanziamento dei comuni della provincia di Taranto finanziati, ce ne sono, se non sbaglio, 5 o 6 già finanziati nella prima diciamo, tranche del 2021, noi rientriamo nella seconda tranche del inizio 2022, se tutto resta confermato come sino ad oggi comunicato. Queste sono le informazioni che volevo condividere, vi auguro buon lavoro. Grazie Sindaco, mi associo alle parole del Sindaco per augurare un lavoro al nostro concittadino Antonio Scalera, non del fratello del consigliere Scalera, con l'amministrazione anche Cavaggiano, quindi potrà avanzare un cittadino che si è del Consiglio regionale. Chiede di intervenire il consigliere Mancini e ne ha facoltà, che è il consigliere. Grazie Presidente, Sindaco, colleghi consiglieri. Anche io, a nome del gruppo Neo Paraggiano, mi associo agli auguri di parte del nostro concittadino, del consigliere regionale, Antonio Scalera. Sicuramente riuscirà a rappresentare bene le esigenze del nostro territorio. Per quanto riguarda l'ultima notizia, nel fuori della sindaco, circa il finanziamento di 2.700.000 euro circa, ben vengano, siamo contenti di questa ulteriore notizia positiva. Soltanto una cosa al sindaco volevo chiedere circa i contagi del Covid, che condivido, diciamo, l'aspetto di valutare eventuali restrizioni. Diciamo... La mano, non mette la mano. Ah, ok. Purtroppo non mantiene. Okay. Lo so. Per quanto riguarda i contagi, dicevo al sindaco, volevo ben capire se abbiamo intenzioni di emettere ordinanze restrittive per soggetti provenienti da altri paesi, questo non ho capito. Volevo meglio capire l'aspetto del Covid, sindaco. Visto che giustamente dicevi che i numeri nei nostri paesi di Mito stanno crescendo, quindi i sindaci di Mito stanno mettendo delle restrizioni, tipo il mercato di Massatra, perché la settimana scorsa abbiamo assistito a qualcosa di veramente paradossale, che il comune di Massara ha chiuso per giusti motivi di mercato settimanale, per poi vedere Paraggiano in base alle massapesi. Tutto qui, volevo capire questo aspetto, quali sono le intenzioni del nostro ente. Grazie. Grazie, consigliere. Presidente. Grazie, consigliere. Diciamo che innanzitutto le decisioni che verranno assunte dovranno innanzitutto essere condivise in un tavolo tecnico COC che è programmato per domani, poi come sempre accade condivideremo certamente le informazioni di base. Diciamo, direi che al momento non ci sono situazioni, diciamo, clamorosamente pericolose per Paraggiano, anche se i dati ormai abbiamo capito variano, soprattutto con le varianti del virus da un report all'altro, anche in maniera molto più repentina del passato. I dati che a me giungono dal controllo delle protezioni civili della polizia locale nel mercato di giovedì scorso non si registrano particolari situazioni di criticità. È chiaro che le protezioni civili non chiedono l'identità e la provenienza del fruitore, perché voglio dire, fino a quando vi è libertà di spostamento è chiaro che non possiamo diciamo, prevenire una questione del genere, ammesso che si sia verificata, ma i numeri così analizzati e controllati dagli enti preposti mi dicono che non ci sono grosse situazioni di pericolo verificatesi lo scorso giovedì. È chiaro che adesso la situazione va cambiando, anche attorno a noi non è solo Massafra, ma da oggi anche Paragianello, quindi ci sono
varie situazioni che dobbiamo monitorare, di cui dobbiamo tenere conto. Il nostro sforzo è quello di non incidere più duramente sui sistemi, come per esempio il sistema commerciale dei mercanti, degli ambulanti del giovedì. Peraltro questo è un dato che ritroveremo anche quando analizzeremo i dati di bilancio, i dati finanziari. Una decisione del genere deve in qualche modo poi dare delle risposte. Faccio l'esempio: chiudere il mercato per ragioni di sicurezza, che sono per me e per noi tutti prioritarie rispetto ad altre valutazioni, è chiaro che generano anche poi delle conseguenze, per esempio di natura fiscale. Basti pensare alla TOSAP, che non potrà essere riscossa a seguito di ordinanze di chiusura del mercato. Voglio dire, è un meccanismo, ma lo dico a persone assolutamente competenti, abbastanza complesso, per cui bisogna tenere conto di tutto, prioritariamente della sicurezza e dell'incolumità dei nostri cittadini. Se sarà necessario, assumeremo provvedimenti più restrittivi, e questo chiaramente vi verrà comunicato preventivamente attraverso i nostri soliti canali. Posso vedere? Grazie Sindaco, sì, 2 minuti, consigliere Mancini, mi vorrei chiesto di intervenire al consigliere Polini. Prego. Sì, grazie. Anche io 5 minuti. Sì, sicuramente il sindaco ha ragione, la protezione civile non può, non è in grado di poter chiedere documenti per chi frequenta il nostro territorio. Ma è anche vero, vi do per notizia per certa, che giovedì scorso Palagiano è stata terra, diciamo, di no, di invasione, però è stata oggetto, diciamo, di frequentazione di amici e non amici, di persone di passata che, avendo il loro mercato chiuso, hanno avuto l'unica possibilità, diciamo, di venire qui nel nostro territorio per fruire del mercato settimanale. E quindi è una migrazione probabilmente anche del virus. Quindi i contagi che noi oggi vediamo dopo la settimana da giovedì scorso probabilmente possono essere anche il frutto di una frequentazione di gente asintomatica di passata, che non potendo beneficiare da tutti i servizi su Massata, ne vengono sul territorio e beneficiano trasportando il virus da Massata a Palagiano. Questo sicuramente non può essere attribuibile a, diciamo, a noi qui presenti, questa migrazione del virus, però poniamoci eventualmente un punto interrogativo se valutare, come altri non stanno facendo, e prevenire, non bisogna tanto intervenire quando proprio c'è, ma bisogna anche prevenirlo, se ci sono le condizioni, se ci sono, diciamo, i tempi, tutto qua. Non era una polemica la mia, ma penso, diciamo, un punto interrogativo che mi sono posto e vi ho trasformato, tutto qua. Grazie consigliere Mancini, grazie Presidente. Sulle comunicazioni del Sindaco, anche il nostro ringraziamento per il nostro gruppo consigliare al consigliere Scalera, che auspichiamo tutti proclamato eletto a luglio. E poi volevo aggiungere a quanto detto dal sindaco sulle comunicazioni circa i finanziamenti che il nostro comune ha avuto, volevo aggiungere dei ringraziamenti per questi risultati importanti raggiunti, perché questo è anche e soprattutto frutto di un bilancio solido, un bilancio risanato, che qualcuno voleva o auspicava non in ordine, paventando addirittura il predecessore. Ecco, io volevo ringraziare il nostro assessore Capucci, la dottoressa Scalera, la nostra dirigente contabile e tutta l'amministrazione, per aver tenuto duro, ecco, su questo e non aver dichiarato o quantomeno ragionato anche sul predissesto, perché fossimo ora in predissesto noi non avremmo potuto andire a quel finanziamento che, di cui parlava precedentemente il sindaco. Grazie. Grazie consigliere Cotimeno. Se ci sono altri interventi da parte del consigliere Scalera, prego. Io ringrazio a nome di mio fratello e anche a nome del partito che rappresento i vostri
auguri auspici, perché in effetti avere un, noi ci abbiamo creduto dall'inizio, avere un consigliere regionale nel territorio è utile sia al territorio che maggiormente al proprio comune, che insomma, può essere utile per qualsiasi aspetto, anche perché siamo sempre stati a disposizione del territorio, ci siamo sempre impegnati sul territorio, quindi grazie degli auguri. Grazie consigliere Scalera, mi pare di capire che non ci sono ulteriori interventi sulle comunicazioni, naturalmente, per cui prima di procedere alla trattazione dei vari punti iscritti all'ordine del giorno della ponenza, vorrei semplicemente comunicarvi che ci sarà un'inversione di punti, in quanto l'assessore Rollo, che relazionerà sul quarto punto avente ad oggetto mozione localizzazione del deposito nazionale di stoccaggio per le scuole interne, dovendo assentarsi a breve dall'aula consigliare, mi ha chiesto la gentilezza, insomma, di anticipare quel punto. Pertanto ora discuteremo del secondo punto, dopodiché passeremo direttamente al quarto, a quello che attualmente è il quarto punto, e successivamente al terzo. Quindi ora possiamo procedere con la trattazione del secondo argomento iscritto all'ordine del giorno, approvazione e stima di convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria generale. Sul punto potrei anche relazionare io, il sindaco, l'assessore competente, altrimenti è un arrendimento, insomma, che in questi anni ci siamo provati ad affrontare diverse volte. A seguito dello scioglimento della convenzione per la gestione associata tra segreteria con il comune di Mottola, questo comune si associerà con il comune Massata. Un passaggio propedeutico, diciamo, all'assunzione effettiva della segretaria di convenzione è quello che tocca, insomma, al consiglio comunale direttamente, in quanto l'organo consigliare che esprime la volontà di convenzionarsi con il comune di Massata proprio al fine di gestire in maniera associata il servizio di segreteria. Quindi oggi con questo atto siamo chiamati a deliberare in tal senso. Chiedo ai colleghi consiglieri se vi sono interventi sull'argomento, altrimenti possiamo passare. Prego consigliere Mancini. Grazie Presidente. Sinceramente io linea su quanto già sostenuto oggi, fino ad oggi, sulla figura del segretario comunale. Provate, va bene questo, è difficile. Allora, grazie Presidente, dicevo, per la parola. Per quanto riguarda la situazione del segretario comunale del nostro ente, come sostenuto dal primo giorno di questa legislatura, ritengo che Palagiano ha una situazione che merita l'attenzione e la costanza di una figura così cara nel nostro ente, quella del segretario comunale. Fino ad oggi abbiamo, come so dire, condiviso sempre con altri comuni un segretario comunale, tanto da, per parlare per quanto mi riguarda, ma credo che questa, almeno per il gruppo di minoranza, sia una difficoltà oggettiva, abbiamo avuto sempre poco tempo e poche occasioni per confrontarci con un segretario comunale. A differenza del passato, che io ho avuto la fortuna di poter avvalermi della collaborazione, dei suggerimenti, delle esperienze di altri segretari comunali, e ci dico per tutti il dottor Gallo, vi posso garantire che la formazione per i consiglieri comunali, un segretario comunale è fondamentale. E dicevo, da allora che Palagiano cerca di trovare una figura che vada a sostituire quella dell'ex segretario Gallo. Da allora in poi abbiamo sempre condiviso questi video con altri comuni a 12 ore, 8 ore, 16 ore, avendo sempre la necessità molto irrisoria di un confronto. Confronto utile
oltre al consigliere stesso, ma alla comunità, perché se un consigliere comunale, un amministratore in genere, lavora bene, chi ne beneficia è l'intera comunità. Se non ricordo male, oggi ci per l'ennesima volta in tre anni veniamo chiamati a condividere tale figura di spessore con i comuni massari. Se non ricordo male, per 12 ore, giusto? Non ho la posizione di mano, quindi parlo per memoria. A 12 ore. Significa che il segretario comunale sarà a disposizione per noi, almeno per me, per l'opposizione, forse una volta a settimana, forse. E perché? Ma non perché il segretario in futuro non vorrà o non potrà, confrontarsi con me. Ma perché? Perché questa persona, materialmente, una volta che viene, due volte alla settimana al nostro ente, un giorno lo deve dedicare alla squadra, alla squadra di maggioranza, quindi la giunta e altro, le ore a disposizione per le altre cose comunali sono veramente irrisorte. Come è successo fino ad oggi, Palagiano necessita di un segretario a tempo pieno. Abbiamo, come diceva giustamente il consigliere Pulimeno, un bilancio sano. Perché non pensare di avere un segretario a tempo pieno? Domanda che faccio. Quindi, in coerenza, ma non per una situazione di presa di posizione, perché ne sono convinto, oggi purtroppo mi vedrò costretto a votare in modo differente la maggioranza sulla proposta in argomento. Io ritengo che Palagiano debba meritare e meriti una figura così importante per tutta la sua durata del servizio settimanale. Quindi, come è passata, vuole avere un segretario o altro comune a tempo pieno, ma credo che Palagiano debba e necessita di tale figura. Grazie. Grazie, consigliere Mancini. Se ci sono ulteriori interventi sul balcone, prego, consigliere Sbarelli. Io, come Mancini, ed è quello che ho sempre sostenuto, che ho sostenuto anche in campagna elettorale, la figura dei funzionari, dei dirigenti, anche del segretario comunale, sono importantissimi per l'andamento e per il bene sia dei cittadini che della stessa amministrazione che dei consiglieri comunali. Pur conoscendo il segretario comunale di Massapra come ottima persona molto preparata, condivido ciò che dice il consigliere Mancini nel dire che Palagiano merita, a maggior ragione perché il nostro bilancio non è in perdita, una figura a tempo pieno, affinché questa figura a tempo pieno possa dare consigli sia ai funzionari che ai dipendenti, che agli stessi consiglieri comunali, per qualsiasi domanda che facciamo, per qualsiasi proposta che facciamo, affinché né noi sbagliamo, né l'amministrazione sbagli e il cittadino non paghi inutilmente una figura che, ahimè, 12 ore, io sono un dipendente pubblico, so che chi dei nostri colleghi lavora part-time, purtroppo non rende come può rendere uno che lavora a tempo pieno. Umanamente. Sì, è un fatto umano, perché comunque normalmente finché si sta insediando, sta cominciando a lavorare, sta prendendo, perché spesso io vi posso dire che ho avuto un'esperienza similare, vi posso garantire che dopo un po' non è che non ce l'ho fatta sicuramente, però con molto affanno, e comunque purtroppo sei costretto a trascurare qualcosa perché alla fine devi portare i risultati. Grazie. Grazie consigliere Scalera. Se ci sono altri interventi sull'argomento, se qualcuno intende replicare, altrimenti possiamo passare direttamente alle dichiarazioni di voto. Quindi, dichiarazione di voto, prego consigliere Scalera. Io per questo, per quello che ho detto prima, mi astengo dalla votazione.
per il gruppo misto, consigliere Serra, dichiarazione di voto. Semplicemente, no, ripeto, per la dottoressa, non ricordo come si chiama, per la questione di merito dell'atto che stiamo deliberando. Anche perché, sinceramente, ho notato che anche il gruppo di maggioranza è d'accordo sulla mia visione. Purtroppo, ritengono che la questione di bilancio non permetta questa, diciamo, presa di posizione in favore dell'ente. Quindi confermo il voto di astensione. Passo la parola a Pucci che conferma l'astensione. Non sta per passare Pucci, ma va bene. Consigliere Cagnola, dichiarazione di voto, per lavorare al comune, voto favore. Bene, procediamo con la votazione per l'approvazione dell'argomento di trattazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi abbiamo la immediata eseguibilità dell'atto. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi il punto viene approvato con 9 voti favorevoli e 4 astenuti. Come anticipavo in premessa, quindi abbiamo necessità di invertire i punti attualmente scritti al numero complessivo 3 e 4, pertanto l'attuale 4 diventa 3, mozione localizzazione del deposito nazionale di stoccaggio delle scorie nucleari, argomento sul quale relaziona l'assessore. Prego, assessore. Grazie, buonasera a tutti e auguri al consigliere Scalera. Volevo soltanto farvi portavoce della mozione che ci è stata inoltrata, devo dire con un garbo che ha grande rispetto della nostra istituzione, da parte dell'assessore Loredana Capone. L'assessore Capone ci chiede, in quanto portatori di interessi, in quanto comune portatore di interesse relativamente a questa vicenda, di unirci alla mozione che la Giunta regionale ha deciso di inoltrare al governo, con la quale ci si vuole opporre alla localizzazione di depositi di scorie nucleari, ben tre nella nostra Puglia, più esattamente uno ad Altamura, uno a Gravina e uno ahimè anche alla Terza. Questa opposizione non su una scontata adesione a questa politica di sostenibilità che ormai viene sbandierata da più partiti e da più posizioni, ma perché effettivamente ci sono i parametri in base ai quali ci si può opporre a questa localizzazione. Questi parametri sono già previsti dalla disposizione di carattere nazionale e sono individuabili nella presenza di particolari produzioni agricole, nella presenza di beni artistici, archeologici, naturalistici, di cui direi che il nostro territorio, in particolare il territorio nei quali si è pensato di poter ubicare questi depositi di scorie, sono particolarmente pieni. Nello stesso tempo c'è da aggiungere che il tributo che la nostra Puglia martoriata ha già pagato in termini di sacrificio relativamente per esempio alla produzione dell'acciaio e alla produzione
di aderire a questa mozione. Peraltro è un'adesione che va data entro il termine di 60 giorni che sta per scadere, per cui questo Consiglio Comunale cade proprio ad hoc. Grazie. Grazie Assessore. Se ci sono interventi sull'argomento, prego Consigliere Comunale. Grazie Presidente, anche io, anche noi accogliamo con favore quanto proposto dal Presidente Capone e quanto appena denunciato dall'Assessore Rollo, che dice bene quando cita i criteri per cui ci sono i motivi per escludere non solo il nostro territorio, ma tutta la Puglia, e lo enuncia proprio, io leggevo le schede dell'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e per la Radioterapia proprio ieri sera, e un estratto, c'ho qui con me un estratto di oltre 30 pagine dove vengono enunciati proprio i criteri di esclusione, ne enunciano circa più di 15, tra questi ho sottolineato alcuni, che più là vi dirò, dicevo, di assento anche dalla pubblicazione della mappa redatta dalla SOGIN. La SOGIN è la società dello Stato italiano responsabile dello smantellamento degli impianti nucleari italiani. Dicevo, la SOGIN ha redatto questa mappa di siti potenzialmente idonei ad ospitare il deposito nazionale di rifiuti radioattivi, alcuni dei quali a pochi chilometri dal nostro paese, a pochi chilometri da Palagiano. Pertanto esprimiamo perplessità e riteniamo che un deposito del genere sia incompatibile con il territorio in riferimento in particolar modo alle produzioni agricole, come diceva la Sicilia, con particolare qualità e criticità. In effetti, oltre ai tanti criteri di esclusione, ne cito solo tre, quelli contraddistinti dalla sigla CE, che sta per criterio di esclusione 8, CE11 e CE13, enunciati proprio dall'Ispettorato, ve lo indicavo prima. Si pensi, soprattutto per quanto concerne il criterio di esclusione CE11, si pensi soltanto al fatto della vocazione agroalimentare del nostro territorio, quello che noi tutti chiamiamo la conca d'oro, con le coltivazioni biologiche in continua crescita, e alla istituzione del CP sulle produzioni agricole. Gli altri criteri, vi parlo del C13, che siamo a distanza inferiore a un chilometro dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali, questo è evidente. Un altro criterio, diciamo, alla distanza di 5 km dalla linea di costa attuale, oppure ubicata a distanza maggiore ma ad altitudine inferiore ai 20 metri sul livello del mare, e poi quello che insomma, ci preme, perché il sito è qua vicino a noi, è quello di criterio di estensione delle aree naturali protette identificate ai sensi della normativa vigente. Se solo pensiamo al patto Ligu di La Terza e alla nostra finita Marziotto, la nostra finita protetta Marziotto, quindi va da sé che per tutti questi criteri, ma non solo per questi tre che annunciamo, ma per quasi tutti, il nostro territorio, tutta la Puglia dovrebbe essere esclusa dal sito. Bene, siamo convinti che la sola vicinanza di un deposito di rifiuti radioattivi andrebbe a compromettere il cammino intrapreso dalla nostra amministrazione, delle comunità locali limitrofe per la salvaguardia della biodiversità e dell'innalzamento della qualità delle produzioni agroalimentari, oltre alla compromissione delle attività agrituristiche cui il nostro territorio vuole tendere. Grazie. Grazie consigliere Spireno per l'intervento. Se chiede di intervenire anche il consigliere Mancini, prego consigliere. E successivamente grazie Presidente. Oh,
d'accordo sulla, su quanto detto tra l'assessore Rollo e dal collega Polimeno circa diciamo, la delicatezza del presidente Capone nel interessare anche le comunità più diciamo, periferiche alla detta regione e su quanto detto anche dal collega Polimeno sulla necessità di tutelare il territorio per tutte le bellezze agroalimentari e quant'altro che ci offre la nostra terra. Anche perché credo che, e parlo per qui, sicuramente il senatore mi può dare qualche contributo di pensiero, dal versante ionico, quello tarantino, ma in particolare anche di Palagiano, ha già pagato nel tempo, negli anni, un forte impatto ambientale che deriva dall'industria dell'acciaio, dai legni collocati nel sito tarantino. Anche perché tutti quanti sapete che già Palagiano è a meno di 70 km da un altro sito nucleare. Se andiamo alla vicina Basilicata, quindi parlo di Cazzola, Scanzano Ionico, Condella, della zona, lì già, come sapete, la Sogi SPA gestisce un sito di natura nucleare. Nelle cave di Sabbia. E quindi non entro nel merito perché devo dire. Quindi dico il versante pugliese, in particolare quello ionico e anche Palagiano, credo che in termini di ambiente ha già pagato troppo e non deve più pagare, non deve continuare a pagare ulteriormente. Quindi preannuncio il mio voto favorevole alla mozione oggi presentata al Consiglio Comunale. Grazie, signor Mancini. Allora, ovviamente ringrazio per gli auguri all'assessore per mio fratello e comunque concordo perché forse fino ad oggi l'unica fascia che è vero che pagavamo lo scotto dell'inquinamento della provincia di Taranto, però l'unica fascia che era più protetta ed eventi e dalla posizione geografica era la nostra, soprattutto per quanto riguarda l'agricoltura. Oggi far arrivare a pochi chilometri un deposito di scorie nucleari sarebbe veramente una iattura per il nostro territorio, anche perché non capisco la politica di questo governo che si vanta di essere ecologista, si vanta di essere ambientalista e poi lì dove c'è già un problema che ha investito a livello nazionale la nostra provincia, ci sono stati addirittura degli arresti, ci sono delle indagini ancora in corso, ci sono altre indagini in corso sull'inquinamento di Taranto, vogliamo portare, abbiamo avuto già un'esperienza di scorie a Statte, Francesco, il consigliere Francesco Mancini si è dimenticato, ma anche a Statte avevamo un altro sito che per fortuna è stato in parte pulito. Però noi sappiamo che Taranto e la provincia di Taranto non c'è meno, lo si può verificare dalle statistiche. Ha pagato molto proprio per le scorie nucleari, tant'è che ci sono diversi malati di leucemia e pare che venga proprio dalle scorie. C'è una politica, non riesco a capire perché vogliono pagare, adesso leggevo sul giornale a proposito dell'agricoltura, che vogliono incentivare l'agricoltura biologica. E poi lì dove è possibile fare veramente cultura biologica sul territorio mi portano un sito di stoccaggio nucleare che basta poco per inquinare tutto il territorio. Vorrei dire soltanto due parole. Io ricordo nel passato quando siamo stati accusati che a Taranto non sono buoni le lupi, non sono buoni le cozze tarantine perché c'è la diossina. Se oggi verremo scusati anche di questo, forse facciamo prima di andare via dalla provincia di Taranto e cambiare completamente zona, cambiare anche mestiere per gli agricoltori che oggi sono già dei grandi eroi, sia gli agricoltori che operano nell'agricoltura.
Io direi di più, sindaco, se possibile, con la conferenza dei sindaci, costituirsi e andare in giudizio e costituirci anche parte civile, chiedendo nel caso i danni che tutto ciò può comportare sul nostro territorio. Grazie. Grazie, consigliere Scalera. Se ci sono ulteriori interventi sull'argomento, altrimenti possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Nel frattempo, se l'assessore Rollo, come anticipato, ha necessità di uscire. Bene, passiamo alle dichiarazioni di voto. Consigliere Serra. Io annuncio il voto favorevole. Grazie, consigliere Serra. Consigliere Forleo, al momento che è pronto l'intervento. Grazie, presidente. Il movimento è assolutamente favorevole. Consigliere Pimeno, dichiarazione di voto. Civico 7 voterà a favore. Consigliere Bernioma. Anche la parola comune vota a favore. Bene, anche io a titolo personale ovviamente condivido quanto è stato affermato sinora. È una questione di civiltà per il nostro territorio, è una questione che esula dai colori. Mi onora la gioia il fatto che è un argomento che sarà approvato da questo Consiglio Comunale all'unanimità di presenza. Bene, quindi possiamo procedere alla valutazione. Chi è favorevole? Se è possibile mettere in delibera la proposta che il Comune si può già da adesso, io sono d'accordo, che io darei mandato al sindaco mettendolo anche in questa delibera, che nelle condizioni che si possa anche costituire parte civile per un eventuale danno. Consigliere Scalera, premesso per premesso per l'intervento, quindi comunque rimane sempre la richiesta. Impegno che affidiamo al sindaco possa essere ricompreso con la tua proposta. Però ripeto, se hai necessità che venga altrimenti, va bene così. A mio avviso dovrebbe andare a bene così. Va bene così. Bene, sindaco, se... Grazie presidente, no, precisavo esattamente questo passaggio, oltre al fatto che la costituzione di parte civile avviene a procedimento insediato, per cui non esiste al momento, a meno che noi sappiamo, procedure penali in corso sul tema. Non esistono procedure penali in corso sul tema, ma è chiaro che mi fa la portavoce di questa tua considerazione all'Assemblea dei Sindaci. Grazie. Grazie, grazie. Scusate. Grazie consigliere, grazie sindaco, quindi possiamo procedere con la votazione per l'approvazione della mozione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi l'argomento viene, la mozione viene approvata all'unanimità dei presenti, quindi con 13 voti favorevoli su 13. Passiamo alla trattazione del punto successivo scritto all'ordine del giorno dopo l'inversione che vi è stata, quindi andiamo a discutere di quello che è scritto come punto 3 diventato punto 4, di cui vi do lettura dell'oggetto. Invito all'ASL proposto dal consigliere comunale Francesco Mancini all'annullamento degli avvisi di pagamento per l'applicazione della penale per mancata rispetto delle prenotazioni per gli anni 2011-2017, delibera di giunta regionale 22-68 del 2010 e dell'inchiesta di pagamento ex articolo 10 del regolamento aziendale delibera 2223 del 2017. La parola al consigliere Mancini in quanto proponente della proposta di delibera. Prego, consigliere Mancini.
maniera, mi è sfuggito di mettere accanto all'annullamento e o sospensione. Atteso che voglio anche fare un emendamento alla proposta, poi lo faccio tutto insieme, diciamo. Allora, in sintesi, mi rivolgo al Consiglio, al Sindaco. Come avete ben letto, ho inteso presentare una proposta finalizzata a dare un atto di indirizzo, in sostanza, rivolto all'ASL e alla Regione Puglia nel sospendere o annullare diverse sanzioni che stanno interessando i cittadini della nostra comunità. Sono tanti cittadini che stanno ricevendo questo tipo di provvedimento sanzionatorio con il quale l'ASL richiede delle somme per ipotetici annullamenti mai effettuati su fondazione sanitaria. Come voi sapete meglio di me, gli annullamenti di queste prenotazioni si potevano fare anche in modo telefonico o in altra modalità. Non era obbligatorio annullare o rinviare queste prenotazioni tramite raccomandato, tramite PEC o altri sistemi di comunicazione certificati. Quindi oggi gran parte della nostra comunità sta ricevendo questo tipo di sanzioni che vanno dalle 80-90 euro al soggetto fino a raggiungere anche 300-400 euro, perché è un lasso di tempo che va dal 2011 al 2017. Ho inteso proporre questa mozione anche perché viene chiamato nell'atto giunto ai cittadini un regolamento dell'ASL che è del 2017, quindi credo che sia anche discutibile l'altro aspetto giuridico per la sua validità, che non può, secondo me non potrebbe essere retroattivo, quindi applicabile dal 2015. In sintesi, conoscete, se volete la rileggo la mozione, però è questa la finalità di questo atto. Spero che la maggioranza voglia accogliere e demandare, perché adesso proporrò degli emendamenti al fatto, demandare al sindaco questo compito di rappresentare tutta la nostra comunità, perché ritengo che la voce del popolo, la voce del Consiglio Comunale sia suprema a qualunque volontà politica. Questa non è una battaglia del centro-destra, del centro-sinistra o del collega consigliere Tizio Caio. Questa è una battaglia civica, esattamente secondo me come abbiamo fatto in passato per altri eventi, per altre situazioni, non dico identiche ma analoghe. Quindi se non ci sono interventi nel merito, io non so, per esempio, potrei già presentare un emendamento che andrebbe a modificare la proposta di vita. Sì, consigliere Angeli, c'è la validazione di un intervento. In ogni caso, siccome ha ad oggetto ovviamente la mozione della quale sei unico proponente, è opportuno che il Consiglio si esprima sulla tua volontà, che comunque in qualche modo stai aggiornando con l'emendamento. Quindi sarebbe opportuno far capire alla stessa quali sono le proposte che intendi avanzare sulla mozione, dopodiché discutiamo della proposta aggiornata. Sì. Vuoi che venga il Consiglio di Presidenza a formulare l'emendamento? Se non lo hai già scritto per caso. Sì, l'ho anche stampato, sinceramente, ma l'ho dimenticato. Ah, se tu in biblioteca c'è la stampante, posso andare a stampare naturalmente. E ve lo porto già consegnato cioè, allora, se mi date 5 di tempo, lo giù mi collego la polimera e stampo. Sospendiamo allora. Così chiudiamo. Sono le 17.05, ripetono le 17.05. Grazie. Lavori del Consiglio Comunale. Chiedo gentilmente alla dottoressa Scalera di ripetere l'appello in modo da constatare il lavoro del presente. Prego, dottoressa. La Signa. Presente. Pavale. Presente. Maniglia Fabre Assenti. Forleo. Presente. Parucci. Presente. Del Prete. Presente. Pulimeno. Presente.
non riconfermiamo i 13 presenti per l'apertura dei lavori e diamo seguito ai lavori dell'odierna annanza. Quindi avevo chiesto, dopo l'intervento del consigliere Mancini, di presentare la proposta già modificata secondo le sue volontà, in quanto unico proponente dell'argomento iscritto all'ordine del giorno. Pertanto ti chiedo, come più comodo, darmi il tuo, darci lettura, o venire presso il tavolo di presidenza e illustro io l'emendamento. Prego, consigliere Mancini. Grazie Presidente, no, lo illustro a quello che consegno alla presidenza. Allora, nelle premesse, parlo qui della proposta di libro, la seconda pagina, del Consiglio Comunale, ha premesso che al secondo punto, come al secondo diciamo richiamo, e con la chiamata nota, ok? Si propone la nota di consigliere all'interno all'ASL o aggiunto, perché ci sono refluso, di valutare l'annullamento e la sospensione del provvedimento di pagamento. Quindi ho aggiunto valutare l'annullamento e ho sospensione. Poi, quindi il resto rimane uguale, ho aggiunto un altro diciamo, punto sempre della premessa, che analoga proposta di inserimento dell'argomento nell'ordine del giorno della prima donanza utile di questo consiglio comunale pervenuto in data 20 febbraio 2011, a cui sta assegnato il protocollo numero 46-44 allegata, presentato a farne parte delle sostanziali. In sintesi l'ho consegnata alla commissione la nota di questa nota pervenuta da 10 associazioni locali della provincia ionica, che in sintesi chiede la medesima cosa che ho chiesto io. Quindi di allegare, quindi parte integrante di questa proposta di delibera, la nota protocollo 46-44 datata 20 febbraio 2021, che è allegato agli atti del Presidente. Poi il resto è tutto uguale, rimane. Andiamo nell'ultima parte, delibera, punto 1, diventa così: di inviare l'ASL all'ASL di Taranto, anche con il coinvolgimento della Regione, e valutare di sospendere, quindi ho aggiunto anche con il coinvolgimento della Regione Puglia, a valutare di sospendere o annullare gli avvisi di pagamento recanti l'applicazione della penale per mancata disdetta di notazione negli anni 2011-2017. E il resto, poi aggiunge il punto numero 2, di impegnare, e qui chiedo uno sforzo alla maggioranza, a cui la sindaca, di impegnare il sindaco e la giunta comunale a favorire la costruzione di un tavolo tecnico con la Regione Puglia e ASL di Taranto per accertare con più rigore i presupposti e le tutele coinvolte in questa problematica, a fine di annullare eventuali illegittimità e irregolarità. Il resto è tutto uguale. Quindi queste emendamenti al mio atto, non so se deve mettere al voto meno Presidente, che consente la nuova Presidenza. Quindi va a modificare di fatto la mia proposta di delibera. Quindi sì, ti chiedo di portare alla Presidenza la proposta. Non ritengo di mettere tutti gli emendamenti dal momento che è come se stessi proponendo nuovamente l'argomento sul quale si... Di pronunciare su queste. Ah, quindi è stampata già nel... Sì. Quindi questo è modificare. Per questo è ah, ok, quindi sono evidenziate le parti. Sì, modificare. Questo modificare. Pure questo? Modificare. Quindi, in sostanza, cosa cambia? Che diventa una proposta non a sospendere, ma a invitare alla valutazione della sospensione della nuova entità. Se mandando al sindaco l'aggiunto per il tavolo tecnico. Bene, quindi. Il Consiglio prende atto delle modifiche avanzate della proposta iniziale dal consigliere Mancini, quindi possiamo aprire la discussione. Si era già prenotato sull'argomento con il consigliere Bernoulli, che ha facoltà di intervenire. Prego, consigliere. Grazie Presidente. Anche in rappresentanza del gruppo all'ordine del Comune, voglio fare gli auguri al nostro concittadino Matteo Scalera, mi ha detto al Consiglio regionale. Per tutto ciò volevo leggere una nota a cui
riferimento a questo punto all'ordine del giorno. Con la presente nota, oggi condivisa in questa pubblica assise, di cui si chiede sinora l'acquisizione verbale, siamo ad esporre la visione condivisa dei consiglieri comunali di maggioranza circa il punto posto all'ordine del giorno di questo consiglio comunale, avendo ad oggetto invito all'ASL proposto dal consigliere comunale Lancini all'annullamento degli avvisi di pagamento con l'applicazione della penale mancata di sede da 5 anni 2011-2017 e delle richieste di pagamento ex articolo 10 del regolamento aziendale delibera 2223-2017. Orbene, premessa la totale giusta condivisione dello spirito e degli intendimenti posti dal consigliere, quale essenziale esporre alcune questioni preliminari. 1. Già da mesi la questione abbondantemente attenzionata ed è oggetto di interlocuzione per gli ebrei di questa amministrazione comunale con gli enti superiori, con le associazioni interessate, con rappresentanze politiche locali, regionali e territoriali. Fa specie infatti che il consigliere proponente ignori tale attività, sostenendo invece le azioni di altri proponenti. 2. È già nota la battaglia politica intrapresa da rappresentanti regionali riconducibili alla stessa area politica di appartenenza del consigliere Mancini, circa la questione posta. Pertanto, ritenendo essenziale liberare questo tema da possibili strumentalizzazioni politiche, riteniamo questa la sede ben adatta per affrontare la questione. Si rileva un rischio di strumentalizzazioni già dalla proposta del consigliere Mancini quando parla di determinazione. Tale richiesta non potrebbe essere accolta essendo questa assise competente eventualmente a deliberare e non a determinare. Si rileva ancora un rischio di strumentalizzazione già palesato nella suddetta nota quando si asserisce che gli avvisi sono stati inviati nello stretto periodo successivo alle elezioni regionali, condizione questa quantomeno sospetta. Un rappresentante delle istituzioni dovrebbe porre particolare attenzione nel comunicare la sua una richiesta volta a deliberare la sospensione o annullamento degli avvisi di pagamento, facendo intendere che se approvata si sospenderebbero o addirittura si annullerebbero gli avvisi di pagamento, poiché, ripetiamo, non è competenza di consiglio comunale sospendere o annullare un avviso di accertamento di altra pubblica amministrazione. 3. Appare perciò evidente la incompetenza strutturale e per materia di questa assise. Il consigliere peraltro pone questioni giuridiche richiamando nella sua stessa nota termine di istituzioni giuridici quali penale, sanzione, prescrizione a 5 e non a 10. Pare chiaro comunque che le sedi più giuste, perché la sua questione ha avuto gli effetti da noi tutti sperati, non sia l'aula di consiglio comunale, ma le aule di tribunale. 4. Si vuole anche evidenziare la sensibilità di questo civico ente rivolta alle pubbliche amministrazioni territoriali. Vogliamo rispettare il campo istituzionale per cui apparirebbe sconveniente entrare nel merito di questioni giuridiche di altre pubbliche amministrazioni, di cui ignoriamo presupposti e procedure di regolamento competenza per entrare nel merito di detti procedimenti. 5. Infine rileviamo gli aspetti comunicativi che interessano le vicende di cui parliamo. Varie sono le note, già di davanti a mezzo stampa e sola la firma del consigliere regionale Renato Bellini, e rilanciati da alcuni presidenti di associazioni del territorio. Vogliamo fermamente evitare che la questione trattata diventi un manifesto politico utile solo a dividere generando odio e proteste nei confronti delle istituzioni. La tutela dei cittadini passa per azioni concrete, non per sfide di appartenenza politica. Abbiamo infatti appreso con favore l'azione di interlocuzione di altri soggetti, avvocati di professione, che hanno voluto porre la questione sui giustificati. Essi infatti hanno aperto tavoli tecnico-giuridici direttamente con il management d'ASL, comunicando peraltro essere favorevoli alla soluzione della questione posta. Tutto ciò premesso, i consiglieri comunali di maggioranza chiedono al Presidente del Consiglio di espungere il punto all'ordine del giorno, quello che era il Consiglio Comunale, della proposta di delibera avanzata dal consigliere Mancini per manifesta e evidente incompetenza. Grazie. Per replica, Presidente. Grazie, consigliere Cagnola. Quindi, sì, prima di... Se non ci sono altre... Prima di concedere la parola al consigliere Mancini per replica, quindi se ho capito bene, il consigliere Cagnola comunque alla fine propone di mettere con il ritiro della... Quindi, ci aspettiamo fino ancora che sul merito della proposta, che sul
non volevo spostare la problematica sul tavolo, sul dibattito politico, ma purtroppo voi avete scelto questo campo e non mi permetto. Sono abituato alla sede della Carta del Leone, mai stato. Parlate di iniziative assunte da mesi che io ignoro, né se è possibile conoscerne una con protocollo, però non dei mail tra amministratori vari e politici di qualunque colore politico, ok? Quindi, come tu hai detto, 1, 2, 3, 4, 5, spero di essere riuscito a prendere vari appunti in modo corretto. Quindi, uno, non conosco un altro pubblico, e visto che siete un'amministrazione molto social, non ho visto neanche uno pubblicato, a partire dalla sindaco, per finire a, aspetta, come chiamate, sul Instagram, su Telegram, amministrazione comunale, quindi non è mai comparso. Prima Lucia, questione sollevata dai tuoi colleghi politici. Detto, giusto? E quali sono i colori politici? Li conoscere di me? Gruppo consigliare Uniamo Paragiano. Ho formulato gli auguri al consigliere Scalera mezz'ora fa a nome del gruppo Uniamo Paragiano. Non ho detto benvenuto nel della casa centrodestra o del centrosinistra. Bugia numero 2. Poi arrivo a Perrini. Hai parlato di annullare, io ho chiesto, aspetta, ho detto annullamento sospensione, attribuendo al Consiglio Comunale questa ipotetica competenza. Dove sono? Se leggerai bene, e c'è anche diciamo, il nostro responsabile del settore che ha scritto un atto di mero indirizzo, questo Consiglio Comunale che rappresenta la voce del popolo, piace o non piace, è chiamato a esprimersi su un problema di natura sociale, ok? Che sta interessando 100, 200, 300 famiglie, non so quanto, alla stessa stregua, seppur con natura differente, e già questo in commissione l'ho fatto presente, di un'altra questione accaduta circa 3 anni fa, quando abbiamo fatto un consiglio monotematico sulla questione IVA, quando 100, 200, 300 famiglie palagianesi avevano una problematica occupazionale. Anche in quel momento il Consiglio Comunale non era chiamato o non era obbligato a esprimersi nel tal senso. Anche in quella circostanza il Consiglio Comunale non poteva, diciamo, rivolgersi a IVA o altra società subentrante a obbligare i dipendenti a essere assunti. E anche in quel momento il dipendente IVA o ex IVA a cui io sono legato anche perché sono figlio di quell'industria, ok? Poteva e doveva rivolgersi tramite la tutela sindacale o tramite l'azione legale del giudice del lavoro. E invece il Consiglio Comunale si è espresso in tutela di quelle persone, in tutela del lavoro e della salute, ok? Come oggi si esprime in questo momento storico di emergenza Covid a tutela di soggetti che probabilmente non possono neanche difendersi per una questione di natura economica, perché oltre a gravare diciamo nella spesa della sanzione, la gente dovrebbe anche rivolgersi a un legale ulteriori spese per vedere se potesse annullare una sanzione non dovuta. Noi ho corretto il tiro proprio perché conoscevo la vostra malignità in questo atto politico, secondo voi, dicendo abbiamo trovato al sindaco e alla giunta di un tavolo tecnico, però per non farlo apparire per una questione politica. E visto che tu hai spostato un tavolo politico, ti dico che questa è presumibilmente un'operazione cassa fatta dal centro-sinistra pugliese, ok? Perché se avete il coraggio di essere pugliese, questa manovra che va nelle tasche di tuo figlio, tua madre, di tua zia, doveva farlo il giorno prima dell'elezione il presidente Vigliano. Ma io non ho voluto ammettere su questo aspetto, che è stato tu, caro collega Viola, a nome della maggioranza, a portare su questo campo. E vengo tranquillamente, non ho problemi. L'invito è nostro, va bene? Quindi conosco bene la procedura per annullare o chiedere di queste sanzioni, dovute o non dovute. È premesso che io sono per chi sbagli paghi, per chi debba pagare per le sanzioni non effettuate
debba pagare, ma io lo motivate perché non dovrebbero pagare, non dovrebbero pagare, va bene? Dal medico chiedo l'annullamento o la sospensione, demandando il sindaco a nome di tutto il consiglio comunale a rappresentarci esattamente come abbiamo fatto poc'anzi quando abbiamo ricevuto la nota del presidente Capone e vado nel campo politico. Io non mi sono permesso di dire o pensare addirittura, proviene dal presidente Emiliano quella nota, ci penso, mi astengo perché lo vedo. Mi sono dato firmo in quella nota, perché è giusto che venga tutelato il diritto che abbiamo appena deliberato, ok? A prescindere se è la sinistra centrodestra e a prescindere dalla maggioranza o la minoranza, l'ho sempre dimostrato fino adesso, potendo pure votare contro la proposta del segretario con fatto l'apertura di astensione, proprio perché io sono contro questi steccati destra o sinistra. Per me c'è il benessere collettivo, il benessere dell'interesse comunale, della nostra comunità prima di tutto. E poi possiamo confrontarci su tavoli politici, caro Cagliola. Però tu sei stato un vuol dire il portavoce della maggioranza, hai avuto leggere una nota politica, perché di politica parliamo. Non avete il coraggio di mettervi contro Emiliano, questa è la verità. Avete usato questa strategia, portando il nome di consigliere Perdini, che ho votato, ok? Anzi, ho fatto la campagna elettorale, tutti lo sapete, tutti i vicini assoliati del momento. Come voi per aver fatto un vostro consigliere regionale, che oggi vuole tutelare, che è l'ex sindaco di La Terza, oggi consigliere regionale lo fa. Va bene? Io avrei voluto che accanto a Perdini ci fosse Romano in questa battaglia, probabilmente lo sta facendo su un altro canale, ma io preferisco avere questo punto interrogativo. Non mi sono permesso di dire che sta facendo il centro-sinistra, e invece voi, classicamente, avete risposto al tiro su Perdini. Non è così, è regionale del territorio che sta difendendo una sua, diciamo, visione. Va bene, piaccia o non piaccia la visione, ma io l'ho tirato in ballo. Probabilmente domani il consiglio regionale Scalera porterà una tematica differente e io, se è giusta, la sosterrò. Qual è il problema? Prima di capire. Ma se viene Mazzarano, se rimarrà il consiglio regionale, non lo so, l'ultima sentenza, se Emiliano rappresenterà quando mai il nostro territorio, visto che sono 15 anni che non so se lo sta facendo, che non ho mai visto una cosa più positiva di Mazzarano, che voi avete sostenuto fino adesso, non io, ok, la voterò, caro Cagliola, voterò qualunque provvedimento utile per la mia collettività, oggi, domani e sempre, anche se non sono in politica, lo sostengo con le idee, caro mio, anche un aspetto, diciamo, un'altra visione politica, va bene, quindi hai proprio sbagliato, non la maggioranza, a portarmi su un tavolo politico, va bene? Quindi fate voce anche tramite portaborse che i collaboratori a voi vicino al consigliere generale Romano, che se ha bisogno di me sul territorio per idee o proposte o altro, o per un voto o per qualcosa che vorrà proporre, ci sarà tranquillo di chi il mio e di chi mi vorrà seguire. Come potrò sostenere quello di Perdini? Come potrò sostenere quello di Scalera Romano? Come potrò sostenere quello di non so se ci sarà di Mazzarano o di qualcun altro, va bene. L'importante è che c'è come obiettivo il benessere della collettività palagianese e anche da lì, va bene. E spero di chiuderla qui. Se poi non mi interventi, mi riservo di continuare il mio intervento. Grazie Presidente. Grazie Consigliere Mancini, per l'intervento del sindaco. Prego sindaco. Grazie Presidente. Ma non vediamo uno. Io parlerò più lentamente, così potrai prendere tutti gli appunti che ti occorrono. Mi sembra che come primo esperimento, diciamo, di pubblica retorica sia andato abbastanza bene. Grazie. Però sai, parlare alla pancia della gente è molto più facile che affrontare la questione in termini tecnici, perché affrontare la questione in termini tecnici presuppone innanzitutto conoscere gli aspetti tecnici e poi riuscire ad esporli in maniera opportuna perché la gente li comprende. Ma voglio partire da una considerazione a proposito della politicizzazione di questa vicenda. Tu pensa che noi abbiamo appreso del fatto che oggi, venerdì
5 marzo, chiedo scusa, si sarebbe parlato di questo tema in questo Consiglio Comunale proprio da una nota di Berrini, il quale manda ai giornali e lo pubblica per primo Mondiradio una nota dal titolo Sanità, Berrini, Iaia, Fratelli d'Italia, contro le vessazioni dell'ASL di Taranto, mobilitazione istituzionale dei consiglieri tarantini di Fratelli d'Italia, venerdì sarà uno dei punti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di Palagiano. Questa nota probabilmente ti sarà sfuggita, ma non è facile avere sotto controllo quando si deve parlare alla gente, alla pancia, perché si ritiene che bastino, diciamo, le esorbitanti parole per esprimere i concetti, ma non come sempre, tu sai, ormai diciamo ti stai un po' in qualche modo anche adeguando alla nostra retorica politica, comprenderai che prima di esporre una posizione condivisa dalla maggioranza approfondiamo. Per cui è Berlini che parla della nota di cui, del punto di cui si parlerà al Consiglio Comunale. Sì, sì. Ancora prima, perdonami, facciamo che parliamo per volta così ci capiamo, io parlo lentamente, puoi prendere gli appunti. Non l'hai messa sul piano politico, hai detto poco fa, io non ho appuntato, vado a memoria, correggimi se sbaglio. E hai anche detto che non sei stato tu a politicizzare di rimando la posizione, mi verrebbe da dire, l'ordine politico partito dal consigliere Berlini. In realtà ti sbagli, Francesco, perché nella nota che tu firmi e che protocolli, da cui poi parte la tua proposta di delibera e non di determina, dici: sorvoliamo sul fatto che il Servizio Sanitario Nazionale e quello locale in particolare non brilla certo per il rispetto dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie e sul fatto che detti avvisi siano stati inviati nello stesso periodo successivo alle elezioni regionali, condizione questa quantomeno sospetta. Queste sono due parole. Noi abbiamo portato nella nostra nota condivisa dai consiglieri di maggioranza non parole che abbiamo inventato o presupposto, ma parole che hai scritto e un virgolettato nella nota, la produrremo a verbale. Peraltro chiedo ufficialmente che oltre all'approvazione venga anche approvata l'immediata esecutività dei provvedimenti che dovranno essere assunti. Quindi, prima di entrare negli aspetti tecnici, mi riservo di concludere questa analisi sulla valutazione politica. D'altronde, qualunque discussione svolta in questa assise non può prescindere dalle letture politiche, non dalle fazioni, ma dalla gestione della polis, mi sembra normale. Ancora una volta, il clamore che si vuole dare alle vicende ti ha, come dire, non ti ha permesso un'interlocuzione che peraltro abbiamo quotidianamente, mi verrebbe da dire, circa le attività poste in essere su questo tema. Un tema delicato, e non perché non vogliamo andare contro l'azione politica di Emiliano, mi sembra peraltro una cosa assolutamente infondata rispetto al tema, perché è una questione ASL, ancora una volta si sbaglia la competenza, non è la regione che ordina, ma mi sembra che ordini l'ASL, che è un ente distinto dall'ente regione. E avremmo potuto interloquire sul tema e probabilmente avremmo potuto parlare insieme di quello che si sta facendo sul tema, che non può avere una via ufficiale, perché dire verso è come se un dipendente, un dirigente, un direttore ASL venisse a chiedere conto a questo civico ente del perché si siano mandati gli avvisi di accertamento IMU. Occorrerebbe quantomeno che quel dirigente ASL, comprendesse lo stato dell'arte delle procedure legali che hanno inteso attivare i funzionari di questo comune. Questo varrebbe al contrario, anzi vale al contrario. Non possiamo esprimere una posizione, peraltro ufficiale, una delibera di consiglio comunale, indipendentemente dal titolo che gli vuoi dare, atto di indirizzo, invito, indipendentemente da questo. Tu chiedi che un ente come quello che oggi si riunisce, cioè un consiglio comunale, che quindi rappresenta un'intera comunità, obblighi con un atto di un atto di consiglio comunale l'annullamento di un avviso di accertamento.
dell'opposizione sono presenti ai tavoli dove si sta discutendo la questione. E il primo diktat che ci siamo dati a quei tavoli di discussione è stato proprio quello di evitare che la questione assumesse caratteri politici, perché noi qui siamo per difendere non l'elettorato di Mancini o l'elettorato di Terrini, noi qui siamo per difendere una comunità, e per difendere una comunità un consigliere comunale che dice di aver votato opportunamente Terrini, prima di porre una condizione del genere o di scrivere dei post pubblici dicendo appunto che la proposta serve a sospendere o ad annullare un avviso di accertamento, chiedo scusa se posso avere copia di quel documento. Probabilmente dovrebbe fare attenzione un uomo delle istituzioni, intendo consigliere comunale, ancor prima di un uomo della strada, un uomo delle istituzioni, prima di dire che una delibera di consiglio comunale servirà ad annullare o a sospendere un avviso di accertamento, deve fare attenzione, perché nessun atto di consiglio comunale può sospendere o annullare un avviso di accertamento peraltro emesso da un'altra pubblica amministrazione. Il rispetto istituzionale non prevede ma impone che le pubbliche amministrazioni seguano i propri percorsi senza interferenze, senza giudizi, senza valutazioni di sorta e senza schieramenti politici. Ecco perché chiediamo a forte voce il ritiro del punto, perché riteniamo che non sia questa la sede dove affrontare la questione. Dopodiché, già domani mattina, ci possiamo sedere insieme al tavolo, programmare le attività necessarie per alzare magari per alzare la voce, nel senso per affermare ancora più fortemente la nostra voce sul tema, e chiaramente troverà questo sindaco, questa giunta e tutto il gruppo di maggioranza al tuo fianco per raggiungere i risultati che tutti noi speriamo. Grazie. Grazie sindaco. Se ci sono interventi vorrei fare per te. Prego, consigliere Mancini. Viene da sorridere. Allora, perché non, caro sindaco, non hai parlato, è arrivata una nota che ho citato io nell'atto, diciamo, della proposta, no? La nota protocollo 46-44 del 20 febbraio 2021, giunto all'ente comune posto e a tutti i sindaci della provincia di Ionica, da parte di 10-9 associazioni del territorio che danni conosco, tranne una locale, va bene? Quindi non credo che tutti questi abbiano votato il centrodestra, Berlini o Mancino o Pasquale, probabilmente hanno votato anche il centrosinistra. Quindi non è la volontà di Tizio o di Caio, al massimo Tizio o Caio stanno, diciamo, hanno assunto un'iniziativa, ok? Quindi sono 10 associazioni che sostengono questa tesi, non sono, non è un semplice pazzo consigliere comunale che chiede quello che ho chiesto, l'annullamento o la sospensione delle cartelle, come le chiedo scusa, dell'avviso in pagamento. Hai parlato di articolo 5, penso un po' che io avrei su ordini, secondo te, che io non prendo anche ordini da chi, cioè non prendo ordini da chi dovrei prendere. Vediamo se li posso prendere da una persona, diciamo, diversa da me stessa, ok? Lo dico pubblicamente, chi mi porta, chi può dare un comando a me sui miei figli e mi amo, ok? Stop, altrimenti c'ho l'avvocato che dovrei fare per farti capire. Quindi ordini a me, caro sindaco, non me l'ha mai dato nessuno, e quando qualcuno, e qui invito Serra che conosce la storia politica del sottoscritto, quando qualcuno ha cercato di dire vengo a casa tua e si vuole dire il suo carico, io gli ho detto che a casa mia ti siedi e alzi la mano, quella tutti quanti, se vuoi, caro onorevole, all'epoca, va bene? Mario Serra, a casa mia si fa quello che dico io, ma io perché io ho la presunzione di sapere tutto, perché a casa mia ordine, tranne chi deve dare non è importante. Punto, lo dico adesso, non lo dico più. È detto una nota di Bertini e di Iaglia, il tuo collega sindaco di Sala, che non che conoscevo quello che è. Altrimenti, se io fossi incardinato in quella situazione,
probabilmente chi ha curato quel post a Facebook avrebbe scritto Perrini, Mancini, dove mi metto, no, se non c'è scritto Mancini vuol dire che non è una questione politica, è una questione sociale che sto rappresentando io, va bene? Che poi la sanità tarantina non brilli per mille motivi, credo sfido chiunque a dire il contrario, va bene? Se poi vogliamo sostenere che l'ASL, quindi la sanità, non è competenza della regione, abbiamo stravolto tutto lo quinto della Costituzione, ok? Vuol dire che non conosciamo bene la materia, l'ASL, o meglio, l'ASL, che dipende anche dalla volontà politica, perché il direttore generale non lo nomina Francesco Mancini, lo nomina qualcuno di questa regione, o sbaglio, qual è il sbaglio sindaco? Quindi chi dirige le ASL è un'espressione della volontà politica. Sbaglio sempre, tu mi puoi insegnare queste piccole assenze. A smettermi che il segretario facendo funzione della ragioneria e associato l'accertamento IMU, non siamo la stessa chiamata, ok? Qui stiamo parlando di prestazioni per disdette, per presunte mancate disdette effettuate per cazzo. Io posso essere testimone che l'ho fatto per quanto riguarda la mia scuola, quindi anche parte interessata, diciamo come tutti quanti altri, le ho fatte telefonicamente nel 2015-2016, ma me ricordo io perché l'ho fatto io fisicamente. Mia suocera, che ha saluto, 90 anni, ci ha saluto, va bene? Quindi, molti di questi casi, probabilmente l'80%, quindi metto un pizzo di verità su questi avvisi di pagamento, richiesti di pagamento, c'è, ma la gran parte sono sicuro che sono, posso dire, per far cassa, come fanno tutti gli enti pubblici, lo posso sottoscrivere qualunque, anche il primo lanciato, per dirti, nella mia certamente, quanta gente fa le code per dietro gli uffici per annullare le varie accertamenti illegittimi. Però posso dimostrarlo i cittadini perché vengono nell'ufficio, diciamo, della ragioneria, dimostrano il pagamento e giustamente la ragioneria annulla l'avvio accertamento. Domando a me stesso, anche se conosco la risposta, quanti cittadini in Italia, ora la già portata, hanno pagato per dire il tributo che rispetta e per mille motivi non sono trovano e devono ripagare? È una casistica così diffusa che comprende anche il nostro ente. Però, posso dire, la legge non mette in balanza e devi, tra virgolette, pagare, se ne devo accertare. Ma in questo caso specifico, quando la disdetta poteva e può avvenire anche telefonicamente, ok, quindi non dimostrabile dopo 11 anni, altrimenti dovremmo fare i tabulli, dovremmo presentare il tabulatore telefonico per farti capire. Ecco, e torno al discorso, non è una questione politica quello che ho sollevato io. Mi spiace che voi l'avete trasportato sotto aspetto politico, volutamente, perché mi conoscete da conto personale, da me altre persone, ma non è questo il mio aspetto, va bene? E spero di chiudere qui il mio intervento. Grazie, presidente. Ho capito che, diciamo, verrà ritirato il punto, non è un problema, ma io ho inteso fare il mio lavoro. Grazie. Grazie, consigliere Mancini. Prego, sindaco. Grazie, presidente. Grazie, consigliere Mancini. Giusto due precisazioni per non lasciare, come dire, alla memoria stereotipata di questo Consiglio Comunale concetti da me non espressi. Prima considerazione. Siamo al tuo fianco sulla battaglia che intendi intraprendere perché la riteniamo condivisibile come espresso dalla nota. Punto 2. Riteniamo che questa non sia la sede adeguata per discutere il merito della vicenda. Punto 3. Non la consideriamo politica la discussione, consideriamo invece politica la posizione evidentemente di alcuni rappresentanti degli enti locali, provinciali e regionali. 4, ultimo punto, se entriamo nel merito della questione, come stai facendo, circa la fondatezza della pretesa,
perché non è questo il luogo dove discutere la fondatezza. Attenzione, do personalmente piena ragione, tant'è che lo abbiamo riportato anche nella nota, esistono delle persone che io conosco anche personalmente, che fanno gli avvocati di professione, che hanno dato anche risonanza mediatica alla questione, che hanno inteso aprire un tavolo istituzionale con il management ASL per discutere lì in quella sede tra avvocati, peraltro, perché sia il direttore Rossi sia la persona che si è recata lì hanno analizzato la questione giuridicamente, peraltro dando delle notizie confortanti alle comunità, e la discussione è partita proprio dalla nota delle associazioni, non questa discussione, quella che si sta svolgendo in altre sedi con altri sindaci e con i management dell'ASL. Questo giusto per precisare i punti, perché non vorrei che passasse, non vorremmo tutti noi che passasse il messaggio che siamo lontani da questa lettura, siamo più vicini di quanto tu immagini. Riteniamo soltanto che i percorsi che dobbiamo avviare insieme da domani, tu puoi stare al mio fianco, o meglio io al tuo, mi sentirei più confortato, avviamo i nostri procedimenti e andiamo a risolvere i problemi, ma non passando attraverso spot pubblicitari, attraverso azioni reali che possono produrre i frutti che devono produrre. Grazie. Presidente, ma non per polemica, un minuto, grazie, sì, un minuto per concetto. Sì, un minuto, consigliere Mancini, perché dobbiamo votare. Un minuto non per polemica, ma per precisare un desidero, non lasciare che ci ho speso nulla. Allora, non per spot pubblicitari. Allora, conosco, perché l'ho letto su Facebook, che la tua collega di Massata sta, diciamo, giustamente sposando la causa, vuol dire che è una causa sostanzialmente corretta quella nostra, ok? Quella strada non preclude questa, ok? Questo è un atto di indirizzo. Tre, nell'atto che io oggi ho modificato, consegnato alla presidenza, chiudo qua, ho chiesto al Consiglio di deliberare, di darti mandato pieno al sindaco e alla giunta per un tavolo tecnico. Quindi ho spostato, tra virgolette, la centralità della risoluzione del problema non al consigliere comunale Mancini, quindi sullo spot elettorale, ma bensì alla carica che riveste la tua persona. Grazie. Grazie consigliere Mancini, ti chiedo di restituire al capo di presidenza. E quindi insomma, la discussione sulla proposta di titolo, chiedo all'assistente di esprimersi con il voto per il ritiro dell'argomento in discussione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi un astenuto, tre contrari e 9 favorevoli. Quindi possiamo passare alla trattazione del punto successivo scritto all'ordine del giorno, il punto 5, presa d'atto della lettera del manager numero 506 del 31 del presidente. Scusate, l'esecutività dell'atto la possiamo fare. Ma se ritirato, perché se abbiamo ritirato. No, non farò ricorso al TAR. Chiedo scusa, non avevo. Va bene. Il punto Salvatore, non è mai più gelato. No, perché si fa bene, mi si intende soltanto di tirare dall'ordine del giorno. Grazie. Grazie consigliere Pulimeno per aver ricordato. Passiamo alla trattazione del quinto affare scritto all'ordine del giorno, presa parte della lettera in agio numero 506 del 31 dicembre 2020 e della letà relazione relativa alla procedura di validazione del terzo per l'anno 2020 per il comune Palagiano. Prego, assessore. Grazie presidente, io sarò molto breve in merito a questo punto, però prima, come hanno fatto i miei colleghi assessori, come ha fatto il sindaco, come hanno fatto i consiglieri comunali che hanno preso la parte in questa sede consigliare, mi associo agli auguri di buon lavoro al rivolti al fratello del consigliere Santo Scalera per la nomina a consigliere regionale. E
sono sicuro che, come ha sempre fatto, farà bene per il nostro territorio. Tornando a, quella che è la trattazione del punto ordine del giorno, c'è votazione e quindi deliberazione del PEF TAR gli addetti in consiglio comunale, c'è poco da dire sinceramente, perché si tratta di un atto di presa d'atto, quindi un atto amministrativo, nonostante sia stato fatto con ritardo, perché l'Ager lo ha validato con ritardo. Infatti, prima di passare in consiglio comunale, la normativa prevede che il PEF TAR, il piano economico finanziario, che va a determinare, a definire, a quantificare quelli che sono gli importi relativi a tutto il servizio della raccolta differenziata, quindi somme che vengono erogate alla ditta che si occupa della raccolta differenziata, somme che vengono erogate alla società che smaltisce in discarica i rifiuti, somme che vengono introitate per esempio nei consorzi di riciclo Cognito o Corella e Corella, somme che vengono introitate dal MIUR. Dicevo che il PEF TAR, il ruolo del PEF TAR è uguale a quello del 2019, quindi il PEF TAR 2020, quindi 1.650.000 euro circa, è identico a quello del 2019. C'era la possibilità, dal punto di vista normativo, di utilizzare, di applicare le tariffe del 2020, le tariffe uguali a quelle, le stesse tariffe del 2019, non ci sono stati conguagli, perché la normativa diceva che nel caso in cui ci fossero stati conguagli, questi sarebbero stati spalmati, ci sarebbe avuto la possibilità di spalmarli in 3 anni, quindi nel 2021, 22, 23, quindi non ci sono conguagli, e quindi si prende atto di questa validazione dell'Ager e si approva questo PEF 2030. Un'unica nota a margine di tutta questa situazione: siamo in fase di conclusione per la redazione del bilancio di previsione 2021, finiremo a giorni, e anche quest'anno c'è stato un lavoro capillare, un lavoro così, un lavoro analitico, teso alla predisposizione nel miglior modo possibile, anche grazie all'aiuto di tutti i consiglieri comunali, degli assessori e della responsabile del settore della gioia, dicevo, per predisporre un bilancio, diciamo così, non tanto di impatto nei confronti delle tasche dei cittadini palagianesi, tanto che ci abbiamo messo più tempo rispetto agli altri anni, proprio per la questione della TAR, finalmente. Abbiamo quadrato anche il bilancio TAR, che vi ricordo è un bilancio all'interno del bilancio, e io vi anticipo che soprattutto per le utenze non domestiche, che purtroppo nel 2020 hanno avuto difficoltà a lavorare, spesso anche i vari DPCM hanno imposto la chiusura di molte attività, di molti codici Ateco, ci saranno delle riduzioni, ci sono delle riduzioni, diciamo, non molto consistenti, però comunque io dico sempre meglio pagare 10 euro in meno che 10 euro in più, anche per le utenze domestiche. Quindi quando approveremo il bilancio di previsione 2022-2023, penso a fine marzo, io sarò più analitico e relazionerò meglio anche su quello che sarà che è il PEF TAR 2021. Grazie assessore Catucci. Se ci sono interventi, prego, consigliere Mancini. Sì, grazie presidente. No, giusto per giustificare anche il mio voto favorevole, perché è una presa d'atto. Poi l'assessore conclude dicendo che è anche previsto un abbattimento, seppur di piccola, diciamo, somma per le attività commerciali, utenze domestiche e non domestiche, per il futuro, diciamo, leggendo il bilancio. Quindi, questo aspetto, ritengo che sia un provvedimento da votare con il voto favorevole.
Grazie, consigliere Mancini. Se ci sono interventi sul punto, potremmo, altrimenti possiamo procedere con le dichiarazioni di voto. Consigliere Serra, dichiarazioni di voto. Io annuncio il mio voto favorevole. Grazie. Poi si chiede molto da sala. Consigliere Corneo, dichiarazione di voto. Il movimento, voto favorevole. Consigliere Primeno. Civico 7 voterà a favore. Consigliere Daniola. Sì, il gruppo consigliere la propria comune vota a favore. Bene, procediamo con la votazione dell'atto. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi un astenuto e 12 favorevoli. O meglio, no? Un astenuto e 11 favorevoli perché conosciamo. Vi è anche l'immediata esecutività dell'atto, quindi chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, quindi un astenuto e 11 favorevoli. Possiamo passare alla trattazione del punto successivo iscritto al progressivo 6 dell'ordine del giorno. Regolamento per l'istituzione della disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o patrimonio disponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Legge numero 160/2019 con decorrenza 1 gennaio 2021. Relazione sul regolamento ancora una volta l'assessore Carlucci. Prego, assessore. Grazie presidente, anche in questo caso sarò molto breve, molto schematico, anche perché questi argomenti sono stati trattati in commissione, quindi sono stati sviscerati in commissione, e le commissioni che effettivamente funzionano bene perché permettono a tutti i consiglieri comunali, quindi sia di maggioranza che di minoranza, di prendere atto di quello che si andrà ad approvare, di quello degli argomenti di cui si discuterà in consiglio comunale, e eventualmente di modificarli per rendere qualitativamente naturalmente migliori. Quindi, siccome questo è un adempimento che, come ha detto il Presidente del Consiglio, ci è imposto dalla legge 160 del 2019, in sostanza spariscono possa e CD, ci sono questi due regolamenti, il regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, e il regolamento per l'applicazione del canone di concessione e occupazione delle aree e degli spazi da proprio patrimonio disponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Naturalmente quelle tariffe le approveremo in giunta, però come ho detto prima, se c'è qualche domanda in merito, insomma, io sono pronto a rispondere, anche se ripeto gli argomenti, i regolamenti sono stati ampiamente trattati, sviscerati nella commissione affari di bilancio. Grazie. Grazie, assessore. Se ci sono interventi sull'argomento, altrimenti, se non ci sono interventi, possiamo passare rapidamente alle dichiarazioni di voto. Consigliere Serra, prego, consigliere Mancini. Soltanto un aspetto, siccome io ho partecipato a fare componente della commissione perché non ne faccio parte, quindi non ho potuto approfondire questa tematica, volevo porre soltanto un interrogativo o all'assessore o alla responsabile del settore finanziario che è qui presente, facendo funzione di grado. Rispetto al vecchio regolamento, cioè in vigore fino adesso, che verrà sostituito dal presente, qualcosa cambia, dico, una presa d'atto, diciamo, cambiano le voci, l'ingresso, l'entrata, però sostanzialmente non cambia nulla, giusto? Cioè così, non so, la mia è un interrogativo, diciamo. Mi interviene la dottoressa Scalzi per rispondere al quesito avanzato dal consigliere Mancini. Prego, dottoressa.
Allora, cambiano diverse cose, quelle che poi sentite prima lei quando mi ha chiesto relativamente alle scadenze oppure alle presentazioni, queste sono rimaste invariate, però dal punto di vista normativo anche le modalità del progetto devono essere definite, le tariffe cambiano gli articoli quando sono state meglio definite, come devono considerare determinate occupazioni, come possiamo tassare determinati impianti che occupano sia solo pubblico che sia proprietà, cioè sono cambiate tante cose da un punto di vista normativo, in quanto ci siamo adeguati alla norma, ma ci siamo adeguati anche ai tempi, visto che l'ultimo regolamento, ad esempio, della pubblicità era del 94, quindi sicuramente abbiamo approfittato anche per aggiornarci un attimo. Quindi cambiamo tante cose, non cambia poco. Naturalmente dall'letto, dal approfondito, sono comunque diversi articoli, ora non penso che possiamo stare qui a leggerli tutti, sono state le commissioni e poi sono stati dati anche diverse settimane ai consiglieri per vedere. Non so, se ha delle domande specifiche. No, forse volevo mettermi l'assessore. No, è soltanto. Dottoressa. Prego, assessore. Grazie. Anche la questione delle tariffe, effettivamente, delle aree alle quali vengono ancorate le tariffe. Prima c'erano due zone, zona 1 e zona 2, adesso è tutta una zona, quindi insomma. È un regolamento che va sui binari, diciamo, che segue la strada di quella che è la normativa, spariscono le due zone a Palagiano, perché prima naturalmente l'occupazione del suolo pubblico veniva applicata in proporzione alla zona in cui si esercitava quel tipo di attività, quindi veniva occupato, diciamo, quel suolo pubblico. Adesso non c'è più zona 1, zona 2, ma c'è un'unica zona, quindi insomma sono varie le situazioni, le cose che cambiano rispetto ai vecchi regolamenti, cosa possa avere gli incentivi, alle quali anche il fatto che non esiste più la zonizzazione in sostanza. Posso? Grazie assessore. Grazie presidente. Certo. Prendo per buono che ci stiamo adeguando, diciamo, alla normativa ultima. Prendo per buono, diciamo, che ripeto, che non conosco un regolamento molto più approfondito, sparisce, diciamo, la zona 1 e la zona 2, quindi l'unica zona, ma in termini di costo di tariffe, a carico dell'utente ci sarà un incremento di costi? Questa è la domanda finale, perché ho capito che in sintesi, diciamo, con oltre alle marce alla norma stiamo modificando alcuni aspetti, ma il costo della tariffa varia o non varia? Tutto qui. Grazie consigliere, prego assessore. Grazie presidente. Come ho detto in premessa, le tariffe verranno approvate in giunta, quindi questo non è un regolamento che va a giungere le tariffe, cioè se tu hai la competenza della giunta. La competenza della giunta, in giunta poi valuteremo cosa fare per quanto riguarda la questione delle tariffe. Non è una risposta che posso darti adesso, insomma, quando andremo in giunta decideremo anche con il livello la cosa quali tariffe applicare. Al momento non so e non posso risponderti a questa domanda. Okay. Grazie. Grazie assessore. Consigliere Mancini, vuole ancora intervenire? Sì, annuncio il mio voto di astensione, semplicemente perché, ripeto, non ho approfondito il regolamento. Spero che la giunta, dico, nell'applicazione delle nuove tariffe non sia vessatoria nei confronti, diciamo, delle attività destinatarie di questo regolamento, specialmente in questo momento di crisi economica che sta attraversando tutto il nostro paese. Pertanto lascio di fronte una porta aperta di fiducia verso la giunta affinché mantenga, diciamo, almeno le stesse tariffe, se non aumentare per una questione proprio di bilancio, ma in modo irrisorio, se eventualmente, se proprio necessita,
Pertanto annuncio il mio voto di astensione sul punto. Grazie. Grazie consigliere Mancini, ancora dichiarazioni di voto. Consigliere Serta, dichiarazioni di voto. Io dichiaro il mio voto favorevole. Prego, consigliere Scalera, prego consigliere. Voto a favore perché comunque, come è stato già detto, ne abbiamo discusso in commissione. Le commissioni sono gli organi idonei a parlare e a verificare alcune situazioni. È ovvio, consigliere Mancini, che la giunta poi ha il compito di dare e mettere le tariffe di pagamento, ma noi in questo momento non possiamo, però i regolamenti servono affinché tutti lavorino nello stesso modo, tutti osservano le stesse regole. Grazie consigliere Scalera, consigliere Forneo, dichiarazione di voto. Ragione movimento e a favore. Consigliere Primeno. Civico 7 voterà a favore. Consigliere Primeno, dichiarazione di voto. Voto favorevole per la parola del Comune. Grazie anche a titolo personale, esprimo il mio voto favorevole all'approvazione del regolamento in discussione, anche perché come è stato abbondantemente affermato dall'assessore e dalla dirigente della Generica, ci troviamo di fronte ad un atto dovuto, quindi la legge ci impone di aggiornarci, effettivamente di vecchia volentosa, che cosa per certe sono abbondantemente datati, con riferimento a quanto affermava il consigliere Mancini, augurandosi che la giunta possa essere insomma coerente per così dire con la definizione del tariffe, mi permetto di dire che la valutazione diciamo, del voto, la valutazione non può in questo momento avvenire sulla base di questo pensiero, in quanto in linea generale a deliberare in materia di decisioni insomma, per le tariffe, per le aliquote, nella generalità dei casi da giugno, sono norme eccezionali, quelle come quella del DIMU, che invece prevedono che sia il Consiglio Comunale a deliberare il quanto, tutto qui, quindi il Consiglio Comunale a mio avviso non si può esimere da votare il regolamento che va ad aggiornare poi in base a quanto la legge ha stabilito. E infatti, votato. Ma questo per carità non è voler sindacare il tuo voto, è giusto per uno scambio insomma, di opinioni sulla discussione che abbiamo fatto. Quindi procediamo con la votazione, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. Non c'è nella proposta di delibera l'immediata esecutività dell'atto, ma ritengo più opportuno inserire e quindi chiedere separatamente la votazione per l'immediata esecutività. Chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. Quindi il presente regolamento viene approvato con 10 voti favorevoli e una astensione. 11 voti favorevoli e un astenuto. Quindi passiamo alla trattazione dell'ultimo punto scritto all'ordine del giorno, regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria in base alla legge 160/2009 articolo 1, commi 806/836 e da 846/847, sempre con medesima decorrenza, 1 gennaio 2021. Relazione ancora una volta l'assessore Mimmo Carucci. Prego, assessore. Grazie. È la stessa situazione che ho annunciato, su cui ho relazionato precedentemente, si tratta dell'obbligatorio stabilito dalla legge 160 del 2019, anche questo argomento ampiamente trattato in commissione, quindi anche qui in giunta poi andremo ad approvare quelle che sono le tariffe, andremo ad approvare a quantificare le tariffe. Quindi insomma, la situazione è la stessa e identica su quella della delibera, della proposta di delibera precedente. Grazie. Grazie assessore, se ci sono colleghi che desiderano intervenire sull'argomento.
questa è una bellina. All'unanimità dei presenti, in quanto al momento il consigliere Mancini è di conto.